fatto. Per quello che riguarda il 29, l'articolo, il quater che ci riguarda e che è quello che ci blocca, sulle relazioni delle commissioni c'è scritto chiaramente che è necessaria il pronto e prontissimo intervento di un decreto successivo che preveda anche lo stralcio di questo articolo che la maggioranza di noi insomma sa che è quello il problema, che non ci permette di uscire dai comuni e che non ci permette di poter completare i servizi prenotati. D'altra parte però, passando domani alla fiducia alla Camera, avremo almeno, riteniamo, 5, 6, 7 giorni di operatività. E come categoria siamo molto preoccupati che qui a Roma il sindaco abbia già allertato le forze dell'ordine per applicare immediatamente quelle che comunque dal punto di vista suo sono leggi applicabili per decreto. Riteniamo che nell'arco di 10 giorni al massimo con il prossimo decreto che dovrebbe essere che dovrebbe consentire questa possibilità, noi avremo già istituito un tavolo tecnico nazionale, questa è la cosa principale, per la revisione della 21. Quindi non più argomentazioni e incontri e confronti comunali, ma un confronto a livello nazionale con il Ministero di tutte le categorie. Già il primo incontro è già stato fissato per il 3 marzo.